Buongiorno a te nell'amore di Gesù Cristo, sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Abbiamo durante questa settimana letto diversi capitoli del Libro dei Salmi. Questa mattina non sarà diverso, continueremo a leggere questi salmi benedetti davvero dal Signore. Infatti noi durante questa puntata incominceremo dal Salmo 67 e andiamo a leggere fino al capitolo 70. Quindi vieni con me subito a leggere la parola del Signore. Salmo 67. Al direttore del coro per strumenti a corda, salmo. Canto. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Faccia egli risplendere il suo volto su di noi, affinché la tua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, o Dio. Tutti quanti i popoli ti lodino. Le nazioni gioiscono ed esultino perché tu governi i popoli con giustizia. Sei la guida delle nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio. Tutti quanti i popoli ti lodino. La terra ha prodotto il suo frutto. Dio, il nostro Dio, ci benedirà. Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. Salmo 68. Al direttore del coro di Davide, salmo, canto. Si alzi Dio e i suoi nemici saranno dispersi, e quelli che lo lodiano fuggiranno davanti a lui. Tu li dissolverai come si dissolve il fumo, come la cera si scioglie davanti al fuoco, così periranno gli empi davanti a Dio. Ma i giusti si rallegreranno, trionferanno in presenza di Dio ed esulteranno di gioia. Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome, preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti, il suo nome è il Signore. Esultate davanti a Lui. Dio è il padre degli orfani e il difensore delle vedove nella sua santa dimora. A quelli che sono soli Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità. Solo i ribelli risiedono in terra arida. Oh Dio, quando tu uscisti alla testa del tuo popolo, quando avanzasti attraverso il deserto, la terra tremò. Anche i cieli si sciolsero in pioggia davanti a Dio. Lo stesso Sinai tremò davanti a Dio, al Dio di Israele. O Dio, tu mandasti una pioggia benefica sulla tua eredità, esausta per ristorarla. Il tuo popolo abitò nel paese, benevolmente preparato da te, o Dio, per i miseri. Il Signore dà un ordine. Le messaggere di vittoria appaiono in grande schiera. I re degli eserciti fuggono, e quelli che stavano in casa si dividono il bottino. Anche per voi, rimasti tranquilli fra gli ovili, si coprono d'argento le ali della colomba e d'oro le sue piume. Quando l'Onnipotente disperse il re nel paese, il Salmon si coperse di neve. Monti altissimi, monti di Basan, monti dalle cime numerose. Perché o monti dalle molte cime, guardate con invidia al monte che Dio ha scelto per la sua dimora? Sì, il Signore vi abiterà per sempre. I carri di Dio si contano a miriadi e miriadi, a migliaia di migliaia. Il Signore viene dal Sinai, nel santuario. Tu sei salito in alto portando prigionieri, hai ricevuto doni dagli uomini, anche dai ribelli, per far qui la tua dimora, o Signore Dio. Sia benedetto il Signore giorno per giorno. Porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Il nostro Dio è un Dio che libera. Dio, il Signore, ci preserva dalla morte. Ma Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa
chiamata che vive nel peccato. Il Signore ha detto: li farò tornare da Bazan, li farò tornare dagli abissi del mare, affinché tu affondi il piede nel sangue dei tuoi nemici e la lingua dei tuoi cani ne abbia la sua parte. Essi hanno visto il tuo corteo, oh Dio, il corteo del mio Dio, del mio Re nel santuario. Precedevano i cantori, dietro venivano i suonatori, in mezzo le fanciulle che battevano i tamburelli. Benedite Dio nelle assemblee, benedite il Signore, voi che siete della stirpe di Israele. Ecco il giovane Beniamino che guida gli altri, i principi di Giuda e la loro schiera, i principi di Zabulon, i principi di Neftali. Il tuo Dio ha decretato la tua potenza. Conferma, oh Dio, quanto hai fatto per noi. Nel tuo tempio che sovrasta Gerusalemme, i re ti porteranno doni. Minaccia la bestia dei canetti, il branco dei tori con vitelli dei popoli che si prostano portando verghe d'argento, disperdi i popoli che amano la guerra. Principi verranno dall'Egitto, dall'Etiopia, s'affretterà a tendere le mani verso Dio. O regni della terra, cantate a Dio, salmeggiate al Signore, a colui che cavalca sui cieli dei cieli eterni. Ecco, egli fa risuonare la sua voce potente. Riconoscete la potenza di Dio, la sua maestà è sopra Israele e la sua potenza è nei cieli. Oh Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario. Il Dio di Israele dà forza e potenza al suo popolo. Benedetto sia Dio. Leggiamo ancora Salmo 69. Al direttore del coro sopra i gigli di Davide. Salvami, oh Dio, perché le acque mi sono penetrate fino all'anima. Sprofondo in un pantano senza trovar sostegno. Sono scivolato in acque profonde e la corrente mi travolge. Sono stanco di gridare. La mia gola è riarsa. I miei occhi si spengono nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che vogliono distruggermi e che a torto mi sono nemici. Ho dovuto consegnare ciò che non avevo rubato. Oh Dio, tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste. Non siano confusi per causa mia quelli che sperano in te, oh Dio. Signore degli eserciti, non siano coperti di vergogna per causa mia quelli che ti cercano, oh Dio di Israele. Per amor tuo io sopporto gli insulti, la vergogna mi copre la faccia. Sono uno strano per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Poiché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti che ti oltraggia sono caduti su di me. Ho pianto, ho afflitto l'anima mia con il digiuno, ma ciò mi ha causato disonore. Ho indossato come vestito il cilicio, ma essi ridono di me. Le persone sedute alla porta sparlano di me. Son divenuto lo zimbello degli ubriaconi, ma io rivolgo a te la mia preghiera, o Signore, nel momento favorevole, per la tua grande misericordia rispondimi, o Dio, assicurandomi la tua salvezza. Salvami dal pantano, perché io non affondi, liberami da chi mi odia e dalle acque profonde. Non mi sommerga la corrente delle acque, non mi inghiottisca il vortice, non chiuda il pozzo la sua bocca su di me. Rispondimi, Signore, perché la tua grazia è benefica. Volgiti a me nella tua grande misericordia. Non nascondere il tuo volto al tuo servo, perché sono in pericolo. Affrettati a rispondermi. Avvicinati all'anima mia e riscatala. Liberami a causa dei miei nemici.
Tu conosci la mia vergogna, il mio disonore, la mia infamia. Davanti a te sono tutti i miei nemici. L'oltraggio mi ha spezzato il cuore. E son tutto dolente, ho aspettato che mi confortasse, ma invano. Ho atteso dei consolatori, ma non ne ho trovati. Hanno messo fiele nel mio cibo e mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi. La loro tavola imbandita sia per essi come una trappola, un tranello quando si credono al sicuro. Gli occhi loro si offuschino e più non vedono. Indebolisci per sempre i loro fianchi. Riversa su di loro il loro furore. Li raggiunga l'ardore della tua ira. Sia desolata la loro dimora, nessuno abiti le loro tende. Poiché perseguitano colui che hai percosso e godono a raccontarsi i dolori di chi hai ferito. Aggiungi questo peccato ai loro peccati e non abbiano parte alcuna nella tua giustizia. Siano cancellati dal libro della vita e non siano iscritti fra i giusti. Io sono misero e afflitto. Il tuo soccorso, Dio, mi porti in salvo. Celebrerò il nome di Dio con un canto, lo esalterò con le mie lodi. Che il Signore gradirà più dei bue, più dei tori, con corna e unghie. Gli umili lo vedranno e gioieranno. E voi che cercate Dio, fatevi animo, poiché il Signore ascolta i bisognosi e non disprezza i suoi prigionieri. Lo lodino i cieli e la terra, i mari e tutto ciò che si muove in essi. Poiché Dio salverà Sion e ricostruirà le città di Giuda, e il suo popolo abiterà in Sion e la possiederà. Anche la discendenza dei suoi servi avrà in eredità e quanti amano il suo nome vi abiteranno. Salmo 70. Al direttore del coro di Davide. Per far ricordare, affrettati, o Dio, a liberarmi. Signore, affrettati in mio aiuto. Siano confusi e vergognino quelli che cercano l'anima mia. Voltino le spalle e siano coperti di infamia quelli che desiderano il mio male. Indietreggino sotto il peso della loro infamia quelli che mi deridono. Gioiscono ed esultino in te quelli che ti cercano. E quelli che amano la tua salvezza dicono sempre: sia glorificato Dio. Ma io sono misero e povero. Oh Dio, affrettati a venire in mio aiuto. Tu sei il mio sostegno e il mio liberatore. Signore, non tardare. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto capitolo 67, 68, 69 e 70. Quindi abbiamo finito questa settimana con la grazia di Dio leggendo la parola del Signore. Però io ti aspetto. Così, sempre quando Dio vuole, cosa che noi mettiamo sempre la volontà di Dio al di sopra di ogni nostro pensiero e programma. Quindi se Dio vorrà, noi ci rivedremo lunedì per la lettura della parola del Signore. Metti un like, condividi questo tempo di lettura della Bibbia con tutte le persone che conosci. Facciamo crescere questa rete. Iscriviti sul canale, clicca sulla campanellina, metti un like, condividi. Quanto più condividi, più chance ci saranno che le persone vengano ad ascoltare la parola del Signore. Ti aspetto anche per Alba Nuova, ti aspetto anche per domenica per la celebrazione in via Romagna 268 a Cesena e poi anche a Rimini in via Cesare Pavese numero 8, sempre a Rimini, sempre alle ore 10:30, sia a Rimini che a Cesena. Ci sarà un messaggio per il tuo cuore nel nome di Cristo Gesù. Dio ti benedica.